Buongiorno, buongiorno regione a tutti quanti, la zio Vito. E che dobbiamo dire? Che oggi leggevo i giornali, ieri sono venuti i ministri, quelli dei trasporti, a chiedere voto ovviamente, non è che venivano in Basilicata per vedere la situazione delle strade così, dalla sera alla mattina, assolutamente, si trovavano di passaggio a elemosinare i voti. E quindi sono passati da qua e praticamente il raddoppio della potenza Melfi non si farà, no, ci saranno gli ammodernamenti, si aggiusteranno, controlleranno la velocità, però il raddoppio no, perché pare che non rientriamo nella, perché non ci sono, come al solito noi siamo sempre carenti in tante cose e hanno detto chiaro e tondo che non abbiamo abbastanza morti per far sì che si raddoppi. Quindi, allora, oggi decidiamo a morire più persone, diciamo, non lo so, vediamo un pullman, lo carichiamo di un po' di incosciente che si vanno a buttare uno sull'altro, oppure non abbiamo questo raddoppio. E questa è sempre la solita storia, ma io, cioè, Zio Vito si domanda sempre, ma uno che deve fare? Cioè, veramente deve morire tante persone per fare una cosa per migliorare la vita delle persone, dei cittadini, di chi vive in una regione? E va bene, non abbiamo il raddoppio. Certo che siccome sono tutte fabbriche dell'indotto a Melfi, no? Perché quella principale è la Fiat. Allora dico io, visto che la Fiat ha avuto contributi a sfondo perduto, diciamo, perché la Fiat ha detto io vengo, non è che la Fiat si è alzata una mattina e ha detto vado a mettere la fabbrica in Basilicata perché mi piace la terra, assolutamente, se non c'era la moneta che lo Stato ha messo e mo venire qua a far bene ai fischi, così siamo considerati. Allora dico io, visto che abbiamo fatto tanto bene alla Fiat, la Fiat si facesse il raddoppio, così veramente, diciamo, acquisterebbe punti, diciamo, che Marpionne, diciamo, è quello che Marpionne, e per sì, perché se lo Stato non c'è, allora il privato cerca di fare, no? È un po' come a Potenza, no? Non ci sta, abbiamo stabilito che il comune è chiuso per ferie. Allora dico io, i cittadini vedo che in alcuni quartieri fanno tante cose, chi si fa l'erba, chi si taglia qua, chi si aggiusta un pochettino l'aiuola, ma è giusto che sia così, perché quando non ci sono soldi, quando il comune è in deficit, e allora ognuno di noi si deve, decisione, rabboccare le mani, che deve fare qualche cosa. E speriamo almeno che riusciamo a fare più noi del comune. Poi un'altra cosa volevo dire, questo fatto è incredibile, quando si avvicina la festa di San Gerardo, esattamente 15 giorni prima della festa, non prima, ma 15 giorni prima, si scettano tutto quanto, tutti gli scienziati, tutti i filosofi, e tutti gli stereotipi, tutti i qualunquisti, tutti quelli che hanno metto un me, tutti quelli là che devono dire ma si poteva fare così, ma quest'anno va così, allora giustissimo, perché e ognuno è libero di esprimere la propria opinione, come è libero anche zio Vito di esprimere la propria. Allora io dico la mia, siccome zio Vito per altro lavoro che faceva, no, quello della Grande Guerra, diciamo le feste patronali le ha fatte sempre in tutte le altre regioni d'Italia, in tutte le contrade e campagne, se ci pensate è vero, ma solo per una volta ha fatto la festa patronale al proprio patrono, perché contattate direttamente ai portatori. Allora volevo dire una cosa, e noi diciamo sempre quando andiamo a fare gli spettacoli con gli altri zia Peppe e zia Andoni, diciamo, buonanime, allora noi diciamo sempre che bisogna elogiare il comitato festa o comunque chi si rabbocca le maniche e si mette a lavorare per mantenere le tradizioni che stanno scomparendo. Allora poi che vogliamo criticare tutte quelle cose, ma un plauso va fatto già solo per il fatto che si mettono in mezzo. Poi è chiaro che chi ci mette la politica in mezzo, chi ci mette l'invidia, chi ci mette caccio proprio il culo, chi ci mette, diciamo, una serie di cose, e si capisce. Però cazzo, 15 giorni prima il dalle, quelle non va bene, quelle un'altra, e la non va messa. Io ho letto una polemica su Facebook, sul profilo, che siccome alcuni hanno messo uno striscione all'ingresso della villa del prefetto per coprire quell'obbrobrio,
della struttura dell'Ariston ormai fatiscente dal terremoto, perché dietro non c'è più niente. Se andate da via Mazzini c'è pure un pericolo che crolla, quelli quattro pisconi che sono rimasti là sopra, anche noi abbiamo i sassi con Matera, e quello dovrebbe essere proprio l'Ariston, diciamo, potenza capitale europea della cultura 2030, perché il cinema era cultura e quindi sono rimasti i sassi. Ora dico io che si visitano da sotto, allora dico io, hanno cercato di coprire una schifezza. Ci sono state le lamentele, non si possono mettere gli striscioni, i vigili hanno fatto una multa, giustamente, perché se sei in difetto paghi. Non c'è, su questo zio Vito non dice niente, perché è giusto che sia così, però cazzo io, ma... Quando si fa una cosa per bene, lo so, magari hanno peccato di superficialità quelli che l'hanno organizzato, però aiutiamoci un po' uno con un altro, perché sennò San Gerardo non c'è questo, non troviamo più un tutto in vita. Chiudi i cancelli. E se ne vado a due venuti. Beh, ciao ciao, all'host, Gagliardo e Tosto in casa vostra sempre, e viva San Gerardo!